Ciao a tutti, siamo sempre qui su Ivan Sa Channel e oggi spieghiamo come si installa il cronotermostato touchscreen. Allora, il cronotermostato touchscreen è composto da due parti, una parte posteriore e una parte anteriore. Va disincastrato facendo leva in questo punto dove c'è appunto questo smanco. E io per comodità l'ho già disincastrato, comunque va fatto leva qui e va sollevato delicatamente. Allora, le due parti sono queste che vediamo. Questa è la parte che ci interesserà dopo per la programmazione. La parte, diciamo, da fissare al muro è questa. C'è appunto questi due fissaggi standard che sono per la scatola 503. Qui sotto abbiamo la morsettiera, va svitata questa vitina e va collegato. Abbiamo un morsetto comune, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso, a seconda della caldaia dove l'andiamo a montare. Qui abbiamo la piccola sondina che rileva la temperatura ambiente e qui abbiamo il connettore qui sopra che poi va a innestare sull'altra scheda quando andiamo ad incastrare il tutto. Allora, questa va montata a muro, va collegata. Dopodiché, una volta fissata a muro e collegata, si prende questa parte e si montano le due batterie AA in questa posizione, così. Ecco fatto. Una volta montato le due batterie, il display si illumina totalmente e poi appare subito temperatura ambiente, temperature impostate, eccetera. Comunque tutto da programmare. Allora, facciamo finta che questo l'abbiamo già fissato a muro e questo glielo andiamo ad incastrare sopra, pari, così va semplicemente premuto a pressione, pari, quindi appoggiarlo proprio pari, ecco, fa il suo scatto. Dopodiché è fissato a muro, pronto per essere programmato e impostato. Allora, se vi interessa vedere il tutorial completo di questo prodotto, vi lascio nell'info box il link per accedere direttamente al tutorial completo. Spendendo solamente 1 euro e pagando con PayPal potete avere il filmato completo. Un saluto da Ivan Sa Channel.